Assessore, si parla di disabilità quest'oggi a Sanremo, un tema molto importante, molto si è fatto ma molto bisogna ancora fare. Sì. Oggi celebriamo la giornata mondiale della disabilità qui in Asluno, dove sono state promosse assieme all'Asluno e al mondo dell'associazionismo tante iniziative sul territorio per conoscere il mondo della disabilità, per abbattere le barriere, soprattutto per sviluppare il senso civico delle persone. Io oggi sono qui a ricordare tutti questi eventi, ma anche a ricordare che parte anche da noi la cultura della parità. Io mercoledì premierò alcuni agenti della polizia locale che si sono contraddistinti per la lotta all'abusivismo nell'utilizzo del contrassegno CUDE, quello dei parcheggi per i disabili, perché purtroppo c'è ancora tanta inciviltà tra di noi. Il rispetto degli altri parte anche da qui. La politica c'entra e ci deve entrare moltissimo, perché la politica deve essere vicino e specialmente l'amministrazione è davvero vicino. Possiamo dire che il comitato PEB ha iniziato con noi, sta lavorando, anzi si è integrato anche con un istituto tecnico proprio per fare una fotografia di quello che è il nostro territorio e poter dare delle risposte. Il 3 ieri è stata la giornata mondiale sulla disabilità e il 3 ieri ho partecipato al mercato dei fiori per un bellissimo evento, giochi senza barriere. Il fatto di mettere dei ragazzini diversamente abili con dei ragazzini normodotati e insieme fare sport insieme, avvicinarsi a delle discipline sportive tutti insieme è stato particolarmente bello e interessante proprio per permettere di integrarsi e di socializzare. Questi sono dei belli esempi. Comunque con i vari distretti sociosanitari, Ventimigliese, Sanremese, Imperiese, per tutto il mese di dicembre avremo eventi su questo tema. Continuiamo in questo modo.